Ciao, buon pomeriggio da Piazza Barberini, che è la via Veneto, che inizia qui e continua fino su, e la chiesa di Santa Maria della Concezione, che è chiamata anche il convento dei Cappuccini, che ha questa tipica tradizionale entrata con due scalinate gemelle che portano su al portale d'ingresso, che è una chiesa molto molto particolare. Lì puoi leggere che c'è una cripta. Ebbene, questa chiesa è stata voluta dai fratelli Barberini, che sono stati Papa Urbano VIII al secolo Maffeo Barberini e suo fratello Antonio, che era entrato nell'ordine dei Cappuccini, era cardinale e faceva parte dell'ordine dei Cappuccini. Che cosa hanno realizzato in questa chiesa che ti consiglio di venire a vedere? Hanno realizzato nella cripta delle cappelle, delle sale decorate interamente con ossa umane, quasi 4.000 scheletri sono stati usati per realizzare tutta la decorazione di queste cappelle, che si chiamano ad esempio la cappella delle tibie oppure la cappella dei femori, dove si usano i bacini e i femori per realizzare appunto le classiche decorazioni di queste cappelle, oppure si usano le falangi, parte delle dita eccetera, per realizzare i lampadari di queste cappelle così particolari, che poi si concludono con la cappella della resurrezione. Ti dicevo che hanno usato le ossa di 4.000 scheletri, a volte ci sono proprio delle riproduzioni di scheletri rimontati proprio sulle pareti o addirittura degli scheletri lasciati nei loro sai che si vedono proprio in tutta la loro interezza. Si trattava di cappuccini, quindi sono scheletri di cappuccini, di frati cappuccini morti, deceduti dal tardo 1500 fino all'Ottocento. Quindi in questi secoli sono state usate queste ossa proprio per realizzare queste decorazioni, considerate ovviamente un po' macabre, che ricordano proprio la caducità dei fatti della vita terrena. È una tappa che potrebbe essere veramente valida tra le tante curiosità di Roma. Se ti fa piacere partecipare alle mie visite guidate, lasciami pure il contatto telefonico, seguimi sui social e se vuoi, insomma, io ti invito sempre per scoprire Roma insieme. Ciao ciao e a presto!